Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. È ufficialmente iniziato il nuovo anno, vi rinnovo gli auguri di un buon 2021. Ci siamo già detti un sacco di cose rispetto a quest'anno e a come ci piacerebbe che andasse, quindi cominciamo subito con il video di oggi, che è il recap delle letture del 2020. Normalmente con l'occasione di questo recap io facevo anche una lista dei titoli letti, ma quest'anno ve la risparmio proprio molto volentieri perché, come ho detto nello scorso video, ho letto molto di più degli altri anni, i titoli erano tanti, onestamente non mi va di annoiarvi facendovi la lista dei titoli, quindi ho tirato fuori dei dati un po' interessanti sulle mie letture, in parte con carta e penna e buona volontà, in parte grazie a Goodreads che fa una interessante overview dei libri letti durante l'anno. C'erano però alcune cose che mi interessavano che Goodreads effettivamente non, tra virgolette, vede e quindi ho fatto un po' entrambe le cose. Comincio subito con la suddivisione tra scrittrici donne e scrittori uomini, perché questa cosa mi interessa semplicemente perché sto cercando un pochino di inserire consapevolmente più scrittrici donne tra le mie letture, quindi è qualcosa che di fatto mi interessa puramente per una questione, insomma, mia di interesse, quindi lo metto sempre tra i dati a cui guardo. E in tutte le mie letture dell'anno abbiamo un 54% di scrittrici donne, quindi 45 libri scritti da donne e 38 libri scritti da uomini, quindi il restante 46%. Onestamente speravo un pochino meglio, mi sarebbe piaciuto un po' un 60-40, una divisione un po' più netta, però c'è da dire che in alcuni casi faccio delle insomma, scelte molto consapevoli, in altri casi semplicemente se mi interessa leggere un libro ed è scritto da un uomo, ce lo facciamo andare bene, insomma. Quindi chissà che magari l'anno prossimo non riesca un pochino di più ad incrementare la quantità di autrici donne lette. Poi, per quanto riguarda i generi, non ho fatto percentuali, ma semplicemente mi sono attenuta ai numeri. Appunto, su 83 libri letti, 39 erano di narrativa, diciamo, generica, non di genere, e diciamo contemporanea, perché poi i classici li ho tenuti separati. Quindi 39 di narrativa, quindi praticamente quasi la metà. Poi ho letto non fiction, saggistica, self-help, insomma tutta quella parte di titoli, per esempio sul femminismo, titoli di autoaiuto, saggistica in generale, per esempio ho letto un libro sull'editoria, un libro sulla musica o forse più di uno. Comunque insomma 15 titoli letti tra non fiction, saggistica, femminismo, self-help e chi più ne ha più ne metta. 11 libri letti tra gialli e thriller. Questa cosa mi è abbastanza stupita perché credevo fossero meno, invece è un genere che comincia un po' a insinuarsi di più tra le mie letture. 6 libri di racconti, qui insomma diciamo che non mi ci sono neanche troppo impegnata, ma mi piacerebbe leggere anche qualcosina in più l'anno prossimo. 3 graphic novel. E questo è proprio praticamente quasi sul finale dell'anno, perché 2 graphic novel sono nel wrap up di dicembre, 2 su 3, quindi questa anche è una cosa che mi piacerebbe un pochino incrementare nel 2021, idem per science fiction e fantasy, perché ho letto solo 3 titoli, quindi anche qui sia per quanto riguarda le graphic novel che appunto fantasy e fantascienza, mi piacerebbe un po' aumentare questo numero. Sempre 3 titoli per young adult e libri per ragazzi. Qui ho un po' diviso, nel senso che libri per ragazzi li considero ancora per un'età un pochino più piccola. Poi 2 classici e un libro di poesia. Qui assolutamente sui classici, come ho già detto nel video che vi lascio qui sopra, mi piacerebbe che il 2021 fosse finalmente l'anno in cui recupero un po' di classici che mi mancano. Lì ne citavo 10, anche se non li leggessi tutti, sicuramente andrebbe meglio di quest'anno in cui ne ho letti 2. E un solo titolo di poesia, anche qui qualcosa che magari mi piacerebbe esplorare un po' di più. Non ne faccio un buon proposito, però insomma, magari mi piacerebbe leggere un pochino più di poesia. L'ultima cosa che ho tirato fuori da sola in quanto a dati sono le provenienze degli autori e qui onestamente sono rimasta molto sorpresa perché io dico sempre che leggo principalmente americani, inglesi, diciamo anglosassoni in generale.
Però in realtà mi sono resa conto che non è così, perché io non penso mai al fatto che leggo un sacco di italiani. Quindi ho tirato fuori i numeri, le prime tre percentuali, quelle più grosse, le ho anche appunto convertite in percentuali, sono 35% di autori italiani, 22% di autori dal Regno Unito, 19% di autori americani. Quindi questa cosa non me la sarei mai aspettata, ma gli italiani hanno scalzato abbondantemente gli anglosassoni. Quindi 29 titoli di autori italiani, 19 titoli di autori del Regno Unito, 16 titoli di autori americani e poi abbiamo 7 titoli di autori europei, Belgio, Svizzera e quant'altro. 4 titoli di autori da paesi scandinavi e Islanda, e questo numero sicuramente mi piacerebbe incrementarlo nel 2021. 3 titoli di autori giapponesi. 2 da Europa dell'Est e Russia, e poi uno dall'India, uno dall'Australia e uno dal Sud America. Non serve che dica che, insomma, un pochino più di varietà mi piacerebbe mettercela l'anno prossimo. Dico sempre che autori africani, per esempio, e appunto autori scandinavi, islandesi, sono due aree che mi piacerebbe approfondire, quindi vediamo di farcela l'anno prossimo. Infine vi do qualche dato così proprio solo di curiosità, da Goodreads, quindi totale delle pagine lette 20.230. Questo mi ha fatto veramente impressione quando l'ho letto. Il libro più breve che ho letto, in realtà nel mio caso è stato ascoltato, era Solo bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, che in cartaceo conta solo 62 pagine. Io l'ho ascoltato in audiolibro, mentre il libro più lungo, e questo l'ho sentito tutto, è stato Gente indipendente di Haldor Laxness, che contava 656 pagine, quelle si sentivano. Quindi lunghezza media dei libri che ho letto 243 pagine, direi abbastanza dignitoso. Poi il libro più famoso che ho letto, non serve che lo dica, è 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che è presente sugli scaffali virtuali di 1.590.929 lettori. Non dico altro, mentre il libro meno famoso è stato Fare Editoria di Luca Leone, che era un saggio appunto sul mondo dell'editoria italiana, che solo un'altra persona oltre me ha sui suoi scaffali. E rating medio che ho dato ai libri è stato 3,4. Devo dire che questa cosa mi piace, nel senso che io vedo molto nettamente quali sono stati per me gli highlight dell'anno quando riguardo ai rating che ho dato, perché le 5 stelle, come ho detto varie volte, le do pochissimo, quindi anche sulle 4 sono abbastanza di braccino corto. Però di solito commento se il mio voto sta nel mezzo, perché ci sono volte in cui 3 o 4 non sono abbastanza. Quindi, per esempio, per me è un 3,5 e mi piace distinguerlo dai 3 allo stato puro. Stessa cosa per il 4,5, quando magari non è proprio un 5, però non è neanche un 4. Vabbè, mi sono persa in questa cosa. Ultima cosa è il libro con il rating più alto, 4,3, è Matricole a tavola di Gloria Barraco, che ho letto durante l'anno ed era anche qui un libro di saggistica, diciamo, sull'alimentazione, scritto da una nutrizionista. Effettivamente ci sta che magari il voto più alto sia su libri un pochino meno recensiti, perché non posso immaginare che un libro che ha centinaia di migliaia di recensioni riesca a mantenere voti altissimi comunque. Quindi questi erano i dati e le curiosità riguardo ai titoli che ho letto nel 2020. Appunto, vi evito la lista di tutti i titoli perché non mi sembra il caso. Però ecco, questa è un po' la panoramica di autrici donne e uomini, provenienze, generi letterari, che insomma alla fine sono le cose che mi interessano un po' di più come curiosità. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per aver passato del tempo con me e ripercorso le letture del 2020. Vedremo se l'anno prossimo alcuni dei cosiddetti buoni propositi che mi ripropongo sempre di mettere in pratica, riuscirò veramente a metterli in pratica. E intanto vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!